tutti ragazzi e benvenuti su TestTubes. Allora, ho avuto un piccolo problemino col PC e quindi ho dovuto saltare un attimo una parte, ma sono davvero 5 minuti. E vi racconto intanto quello che è successo, intanto che usciamo da qua. Allora, Pavel, il nostro amico, quello che ci aveva salvati all'inizio, è stato rapito dai nazisti e quindi adesso noi stiamo cercando di salvarlo. Ok, possiamo cominciare. Allora, cerchiamo di fare un attimo questa parte stealth, sempre se riusciamo. Allora, scendiamo giù per di qua. Ah, qua ce n'è già uno. Vediamo se riusciamo. Estordisci, stordiamolo. Ok. Ah, qua però pieno di sti bastardi e ce ne sono due, quindi è un po' un casino farli fuori. Allora, dobbiamo trovare un modo per spegnere la luce. Siamo qua nell'ombra. Ok, eccolo là. Vediamo che. Ok, non c'è nessuno. Ok. Tanto andiamo su a controllare che non ci siano cecchini. Ecco, intanto qua. Ok. E questo l'abbiamo ammazzato. Tu sei morto. Bene, andiamo giù e recuperiamoci il coltellino. La lampadina non si può svitare. Andiamo qua sotto, che però uno dovrebbe esserci, perché mi era sembrato di vederlo scendere. Allora, vediamo. Qua no. Qua siamo scesi. Ci deve essere un'uscita però. Ecco qua, una scala. Bene. Sali. Sali. Ok. E dove siamo? Qua c'è un altro interruttore delle luci, intanto. Ok. Luci spente. Ah, là ce n'è uno. Qua? Qua no. Appena esce lo coltello. Muori. Ok. Ok, perfetto. Qua non c'è niente. Proseguiamo. Allora, questo cos'è? Boh. Ah, ok, siamo già riusciti ad andare. Che cazzo? Qualcosa è esploso e non so perché, però va bene. Ma poi chi se ne frega. Allora, noi dobbiamo. Ci
accendiamo la torcia. Da qui dove si va? Ah, ok. Ah, hanno condannato Pavel a morte. Speriamo di riuscire a salvarlo. Però non stare qua a guardare, vai ad ammazzarli. Falli fuori, falli fuori. Infame. Ok. Ok. Bene. Ok, scappiamo veloci prima che... Ah no, vai, 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 ok. Bene. Attraverso il buio ho strappato paura al cambio. Va bene, io sarò d'Artagnan. Allora, penso che siamo riusciti anche a scappare da qua, eh. Oddio. Essere schifoso. Tanto ricarichiamo. Ok. Il tipo, vabbè. Può anche camminare un po' più velocino, eh. Ok. Oh, che schifo. Lì mi è sembrato di vedere un ragno gigante. Di qua non si passa. Qua neanche. Dove sei? E... Dove dobbiamo andare? Mi sa che non è una grande idea buttarsi giù per... Sai che non è una grande idea andare laggiù visto che ci sono tutti quei morti. Però, non avendo alternativa. M brutti, vabbè, chi se ne frega. Oddio. Per caricare la torcia, tieni premuto F. Ok. Torcia carica. Questo è un ascensore, ma... Ok. Sicuramente non funzionerà. Vai, entra. Oh. Andiamo. Speriamo che non crolli, visto che non è che è messa molto bene, però. E andiamo. Carica, 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 perfetto. Perfetto, ok. È un po' lentina in effetti, eh.
Pian pianino però. Piacevole da sentire sto qua, eh. Ragni schifosi. Wow! Muori. Ok, quindi possiamo soltanto sparargli da dietro perché hanno una corazza troppo forte, se no. Puntagli contro la luce, va bene. Gli punterò contro la luce. Vai, muoviti. Wow! Ah, mi sa che deve aprirla lui. Ok, apri. Andiamo. Ok. Ha retto. Ah, qui però. Che facciamo? Saltiamo? Un po' alto. Ricarica, ricarica, ricarica. Cosa? Ok. Ok, premi rapidamente. No, non mi sembra una grande idea, eh. Vai, vai, prego, prima te. Ce l'ha fatta. Passami. Ok. Wow. Parkour. Allora, qua. Wow, ragni di nuovo. Quello dovrebbe morire adesso, penso. Sì, infatti. Ok, bene. Un treno. No. Ah, stavolta vado prima io. Ok. Oh. Grazie. Sto correndo più veloce che posso. Sto coso. Ce ne sono ancora? Sì. Ce ne sono ancora. Oh, muori? Questa non era una grandissima idea, però almeno ha funzionato. Ah, e si faceva con... Vabbè, pensiamoci dopo alla torcia. Ok, allora ricarichiamo la torcia. No, così non si fa. Così non si fa. Così non si fa. Oh, ecco qua, come si fa. Ok, tenendo premuto F si ricarica la torcia. Perfetto. Me l'ero già dimenticato.
Usiamo l'accendino per bruciare la ragnatela. Si brucia, sì. Oh, dimmi. Sì, qua più che altro con la torcia avrei paura di far prendere fuoco a tutto. Allora, di nuovo l'accendino. Ah, oh, no, niente accendino. Deve passare lui col torcione, sennò niente. Di qua, ok, c'è una porta. No, non possiamo aprirla. Di qua. Qua non c'è niente. Anzi, teniamo la torcia accesa così in teoria non dovrebbero avvicinarsi se teniamo la torcia accesa. Sì, ma non mi sembra funzioni molto bene. Oh. Ricarica, ricarica. Muori? Ok. No, non è morto. La fai a morire? Oh, finalmente. Dopo 20 colpi è morto. Allora, vediamo se di qua è l'unica via. Ah, intanto, ok, questi ce li abbiamo già al massimo. Allora, proviamo a passare di qua, non si può. Ma qua è dove possiamo passare di prima. Avevamo previsto. Non, la prima siamo andati di lì, proviamo ad andare qua dentro. Ok. Munizioni. Perfetto. Continuiamo. Allora, qua non c'è niente, questa è chiusa, questo l'abbiamo aperto prima, questa no, questa sì. Ah, ok, facciamo andare col nostro caricatorce. Torniamo da Pavel, ok. Se aveva la manovellina non potevamo aprire la mano. Sentiero attraverso il fuoco. Beh, ci credo, ci sono animali schifosi già sotto, figurati sopra. La maschera. Ok, la maschera è un po' rotta, però. Use a good watch like yours, knowing how much air you got left is a must, huh?
Mi sa di sì. Se non vuoi morire. You know, I have heard of things roaming around that even bullets can stop. You have been through some bad shit, I know, but not like what's coming. Atom, remember, if you want to live, don't drop your guard for an instant, okay? I heard about this place. That plane was headed into Moscow when the whole city caught fire. The building where it crashed, that's the entrance to the theater. The ice is thawing up here. It's almost like spring, Artyomich. Maybe we'll get to see the summer. Ma io mi chiedo tra l'altro se anche tutto il resto del mondo sia così o soltanto qua, soltanto in Russia. Tra l'altro qua la grafica è davvero stupenda, guardiamo tutti gli edifici, davvero fatto davvero bene sto gioco. Qua no. Sì, vorrei sapere se tipo, non lo so, anche in America così anche loro hanno ricevuto un attacco dai russi o no. Se non specifica chi glieli abbia mandati. Però. Ok. Dov'è che si poteva prendere qualche filtro? Qua mi ha fatto vedere la manina, però. Oh. Ah, eccolo qua. Ok. La sua maschera è messa meglio. Eh sì. Eh sì. Quella stanza di servizio. Quale stanza di servizio? Questa qua? Cosa c'è? Ah. Oh. Allora. Bello questo. Wow! Spara, spara, spara. Ok, bastardo. Schifo di essere. G per pulire la maschera. Ok. Allora, che arma abbiamo messo giù per prendere sto qua? No, gli volevo mettere giù. Oh. Se abbiamo ancora questo, abbiamo questo, scusa. La pistola che fine... Ok, la pistola è qua. Ok, mettiamo via questo qua e riprendiamoci il mitra. Bene. Sono coperto di sangue. Ma attaccata a una specie di scimmia, topo, essere schifoso. Dovevo andare? Tipo fermo là. Ok. Andiamo. Ah, questo qua, ok. Proviamo ad aprire sto coso. Apriti. Proviamo. Dai, 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 dai. Ok. Qua sembrano i cosi, i sogni che ti fa fare i Dark Ones. Però non ne vedo in giro. Ci credo che ti senti strana lì. Wow! Sì, sembrano proprio i sogni quelli loro.
Non sono vivi. Sì, sono i sogni dei loro, secondo me. Ah, eccoli là i missili. Quindi partivano anche da qua. Se i missili partivano anche da qua, vuol dire che anche il resto del mondo è ridotto così, immagino. L'ha vista anche lui questa cosa, no? Oh, rimettiti la maschera. Sì, l'ha visto anche lui decisamente. Che si esce e Pavel dove è finito? Pavel. Ok, mi sa che il proseguimento lo vedrete nella prossima puntata che uscirà domani verso sera. Ciao a tutti ragazzi e grazie per la visione.